nel 1994 a marzo, e quindi sono 20 anni adesso. Gli stimoli, no? Anche Milano Underground è un altro bagaglio. È partita la promozione! ci siamo! Stavo riguardando la puntata di DJ e stavo pensando, cercando di capire quali fossero le idee, perché lunedì c'è il video, ma dobbiamo girarlo nelle metropolitane. Abbiamo deciso solo quello, che è metropolitana, che è la data in cui dobbiamo girarlo. Adesso i contenuti. Ma cosa facciamo? Se ne parlava con Alex poco fa, ci vuole vicino una figa, perché di sicuro una donna ci vuole. Poi bella, una modella, una ritoccatina al look. Ringiovanisce, tu stesso ti devi mettere a posto. Dai. Magari qualcosa di giovanile, quello che fa classico, un po' rap, un po' cosa. Una roba, la classica cuffia, adesso così. Adesso iPhone, iPod, per forza. E poi un musicista. Magari una giustatina qua. Scusami, se questo te lo porti dietro. Sì, ma è una roba da musicista. Ma no, faccio anche il play. Ma Max, ma mica tutti ti conoscono, voglio dire. Sulla linea 3 mi metto via col fare. Vabbè, avere un disco vecchio di Binario che i fans, se passano, li riconoscono almeno, voglio dire. E li vendo. È il video, è il primo video. Scusate. È anche marketing, scusa, strategia. Facciamo così. Quando vado a girare, appena passa la metropolitana, io prendo e ci butto dentro, almeno. Disco postumo? Con la notizia sul giornale. Ma sai che è sempre quello che ha le idee migliori, questo Max, dammi un 5. Grande. Schiaccialo.